Ennesima beffa per i lavoratori dell'ex Intex, ai quali è stata sospesa la Naspi e allora oggi si sono ritrovati in presidio davanti all'INPS. Le famiglie, senza reddito ormai da tantissimo tempo, rischiano addirittura di dover restituire la disoccupazione. Per l'ente, in pratica, non avrebbero diritto alla Naspi e si rischia pure la restituzione di quanto versato. Gli ex lavoratori allora hanno deciso di riunirsi davanti alla sede dell'INPS in via dei Giardini. La Naspi è l'indennità mensile di disoccupazione. A sostenerli è anche la FIOM CGL della provincia dell'Aquila. Ormai è una vera e propria emergenza sociale, ha spiegato il segretario generale della FIOM aquilana, Elvira De Santis. Da una parte resta sospeso quanto dovuto dall'azienda per l'ingiusto licenziamento, in quanto la stessa azienda è entrata in concordato preventivo, una fase lunga nelle mani del Tribunale di Roma. Dall'altra parte l'INPS sta comunicando però l'interruzione dell'erogazione del sussidio di disoccupazione, in quanto ritiene che non ci siano più i requisiti. Per il sindacato il rischio è concreto perché l'INPS addirittura potrebbe richiedere indietro quanto finora erogato e così i lavoratori che ormai sono senza stipendio da tanto e senza ammortizzatori sociali rischiano di dover indare indietro quelle somme ricevute nei mesi precedenti, famiglie che tra l'altro non hanno entrate. Questo cortocircuito sarebbe una vera e propria beffa nella beffa.